Allora, ciao Mario, un inizio di stagione ottimo, poi purtroppo quell'infortunio che ti ha un po' stroncato, ma adesso vedo che sei rientrato e hai comunque ripreso la tua condizione dopo, in tempi record, devo dire. Come stai? Oh, grazie, sto bene. È successo un infortunio sfortunato, diciamo, però sì, ho recuperato molto veloce, ringraziando il nostro staff medico, soprattutto i nostri fisi, Bruno e Feli, e li ringrazio di nuovo. Mi sento bene adesso, ho lavorato tantissimo per recuperare veloce, 2-3 volte al giorno, con piscina, terapie, palestra, tutto è. Che adesso quando sono tornato in campo mi sento bene. Ecco, a proposito di quello che è successo ormai 2 mesi fa, ci dici esattamente quelle che sono state le tue sensazioni, le tue paure nei giorni immediatamente successivi all'infortunio? Sì, praticamente ho anticipato una palla e sapevo che lui scivolasse da questa parte. Ho messo la gamba, che praticamente tutto il ginocchio mi è uscito fuori e è rientrato. Quando succede così, tutti sappiamo cosa significa, no? Non eravamo, cioè io da natura sono positivo, però pensavamo che ho rotto sia crociati, forse menisco, pensavamo che sia rotto tutto dentro. Però ringraziando a Dio, alla fine ho rotto solo i collaterali, i legamenti che stanno tenendo parte interna del ginocchio. Così, vendendo la gamba, subito dopo era tutta gonfiata, non potevo neanche appoggiare la gamba sulla terra, cioè, ero un po' preoccupato come tutti, però ripeto, ringraziando a Dio mi ha salvato e alla fine di tutto questo che cosa è successo è uscito migliore soluzione, no? Venendo al presente, stiamo vivendo indubbiamente una fase delicata. Giorni fa il mister diceva che la nostra è una squadra un po' troppo pulita, forse abbiamo un po' trascurato di intervenire sulla crescita. Allora volevo il tuo parere appunto su questa considerazione. Sì, ci sono tanti margini di miglioramento, sono d'accordo con il mister che è un grande mister che capisce il calcio, che vive per il calcio, no? Sicuramente se lui dice questo c'era una pesantezza di più, sicuro che dobbiamo essere più sporchi perché siamo venuti da Serie C dove eravamo superiori anche troppo. E adesso cioè, nessuno non si aspetta che vinci tutte le partite, però si deve migliorare partita dopo la partita. Sicuro che è un segmento dove possiamo migliorare tanto e essere più cattivi, diciamo, più forti sull'uomo. Però, ripeto, ci sono tanti margini di miglioramento che stiamo analizzando. Sicuro con i mister andiamo avanti, che con i risultati negativi. Sì, che sempre sei triste, non sei contento, però il gioco c'è, il gioco sempre c'era stato. Ci sono episodi che ci sono errori nostri, errori individuali che abbiamo fatto. Oramai tutti siamo umani. Nelle queste categorie alte questo decide. 2 o 3 episodi ci sono girati male e abbiamo perso 3 partite di fila. Però in spogliatoio siamo tranquilli, siamo consapevoli che siamo forti, soprattutto che abbiamo un grande gioco che dobbiamo mantenere, più che dobbiamo migliorare le cose che stiamo parlando in spogliatoio. Una di queste è detto pure essere più aggressivi. Sì, quanto è importante la fede per te, quanto è stato importante in questo periodo in cui sei stato fuori? E poi, sensazioni tue, noi non ci aspettavamo che fossi titolare a Venezia, magari ci aspettavamo che entrassi nella ripresa, sei stato titolare, hai giocato anche una buona partita, come ti senti e quanto tempo pensi ti serva per tornare al 100%? Sì, la fede è più importante nella vita di ogni persona. Senza la fede siamo vuoti. Oramai viviamo in un mondo di materia e puoi essere contento di cose materiali per qualche giorno, però la fede è quella che ti fa crescere, che ti fa stare umile e soprattutto che ti dà fiducia di andare avanti. Certo che soprattutto con i momenti difficili. Che sempre avevo fede che Dio mi dà il migliore in quello caso mio, in quello momento di carriera mia. Mi sono fidato in Lui, mi sono lasciato in Sue mani e ringraziando a Lui sono già in campo. Come io vedo il calcio,
Il calcio è una squadra, sono 11 che giocano, non è un sport come tennis, non è un sport come box che vai uno contro uno. Allora per me personale è più importante che la squadra funziona bene. Adesso ci siamo trovati in un momento di sconfitte, un momento un po' di difficoltà e io ero pronto come sempre a dare una mano. Dico, sono pronto per rientrare subito, fare qualsiasi ruolo che la squadra e mister chiede da me, no? Avevo questa fortuna che fisicamente io sto, cioè quello è dono di Dio che anche recupero velocissimo, così già in una settimana arrivo a 70% di energie, non è che sono a top, non è che sono a 100% prima partita, oramai ho fatto decine di giorni di allenamento, però sicuro che mi servono 2-3 partite che prendo la forma, sicuro che quarta e quinta partita sarò al top, però ripeto, finché la squadra ha bisogno io mi sempre metto a disposizione. Senti, si parlava prima di un momento delicato, no? Oggettivamente 3 sconfitte comunque pesano. Mi dicevi, insomma, lo spogliatoio comunque è abbastanza sereno, abbastanza tranquillo. Adesso arriva una partita che per tutti quanti è una partita importantissima, quindi da questo punto di vista dimmi un po' come vi state proiettando verso questa partita, in considerazione del fatto che appunto il momento è oggettivamente delicato e quindi magari bisogna pensarci bene a non fare altre sciocchezze, insomma. Sì, esatto, no, per dire la verità è una partita che pesa, i derby, perché oramai devo ancora ringraziare una volta i nostri tifosi che sono stupendi, che dappertutto riempiono gli stadi e ci sentiamo veramente bene anche giocando fuori casa come fosse siamo in casa. E sapendo questo abbiamo questo obbligo di ringraziare a modo migliore e di fare buon risultato contro la squadra che vogliono loro. Sicuro che quello pesa, che è un extra peso, più che hai detto che arriviamo a una serie negativa, però ripeto, soprattutto noi giocatori esperti sapevamo come funziona il calcio, nessuno non si aspettava neanche iniziare così bene in stagione, essere secondi, e nessuno non si aspettava perdere 3 partite di fila. Oramai sono categorie così, sono categorie che ogni errore si paga caro. E siamo consapevoli, dobbiamo migliorare, ripeto, il gioco c'è sempre stato, gli episodi sono questi che si giravano bene o male, gli episodi li gestiamo noi, dobbiamo migliorare, ognuno deve alzare il livello personale, dobbiamo migliorare come la squadra, che stiamo facendo i video, stiamo facendo il suo campo, che il mister è un grande professionista che sempre cura i particolari, siamo sicuri. I miglioramenti già si vedono rispetto all'inizio di stagione su alcuni particolari in cui stiamo lavorando sul campo, così io sono fiducioso, la Serie B è lunga e alla fine sempre esce quella squadra che gioca, io ci vedo la nostra squadra bene, di qualità, e sono tranquillo, sono certo che arriviamo a una posizione comoda. Allora, tu sei croato, poi sei stato in Turchia e poi sei arrivato in Calabria, hai vestito la maglia della Regina, poi del Cosenza e ora la maglia giallorossa. Ci prepariamo a un derby importante, come lo stai vivendo tu personalmente? Perché ne hai vissuto già un altro, no? Tra Cosenza e Regina, no? Sì, ho girato tanto, ero, come hai detto, in Polonia pure, in Turchia, Croazia, allo Spezia, giocavo prima. Adesso è quinto anno qui che ho girato Regina, Cosenza, Catanzaro e questo è il secondo anno. Personalmente mi sento bene qua, mi sento molto bene, mi sto trovando un ambiente familiare con le persone che ci stanno a fianco, la mia famiglia si sente bene, che per me è importante, posso dire che mi sento come sono a seconda casa forse. Qui sono secondo anno, eppure i tifosi li sento più caldi, più vicino diciamo alla nostra squadra. Sicuro che ci tengo molto, a prescindere che sono straniero, mi sono fatto amicizie, sicuro che darò tutto per questa maglia, anche qualcosina di più in questo derby, perché sapevamo cosa significa tutto popolo qui. Ti chiedo invece, perché poi non abbiamo mai parlato, l'anno scorso eri un esterno più puro di un centrocampo a 5, quest'anno fai un po' il terzino, ma in realtà sei un falso terzino, fai l'ala, fai la mezzala, ti muovi fra le linee, come ti trovi in questa duplicità di funzioni che interpreti molto bene e per Vivarini
lo stai dimostrando, sei molto importante proprio per questa tua poliedricità. Sì, ripeto, mi sono sempre sto adattando ai ruoli che mi dice mister. Sono un professionista che non sto pensando a miei numeri, a mia carriera, sto sempre mettendo la squadra al primo posto. Ce l'ho questa qualità di coprire due o tre ruoli che praticamente come terzino ho giocato partite importantissime, ho giocato i Champions sul livello più alto nel mondo e gli ho fatto vedere che posso giocare come terzino facile. Come l'ala ho fatto praticamente tutta la mia carriera e ultimamente, praticamente negli ultimi 2-3 anni sto facendo quinto sia a sinistra sia a destra, così per adattarmi non è problema, soprattutto con la squadra come li vede mister. Squadra che gioca, che non vuole buttare la palla, una squadra aggressiva, molto giovane, che vuole vincere ogni partita. Io sono 100% d'accordo con le sue idee e mi trovo benissimo a giocare in questa squadra, così mi adatto facilissimo.